schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il Give a Car to Friend, ovvero passare le auto agli amici. Per fare questo glitch abbiamo bisogno dell'auto che l'amico ci vuole passare, abbiamo bisogno di un amico ovviamente che abbia il centro operativo mobile e l'auto che l'amico ci vuole passare, ci passa, non deve stare nel centro operativo mobile. A questo punto il nostro amico entra in una missione, precisamente mettetevi su questa parte della mappa all'aeroporto di Trevor, perché il glitch è facile facile, il com all'amico vostro gli spawna vicino, quindi mettetevi qui. Alcuni dicono no, non funziona, raga, se non ci avete pazienza nel fare i glitch non li fate, non vi imbarcate lì a fare glitch, se non siete pratici non li fate. Quindi a questo punto ragazzi andiamo un pochino in velocità, il video ve lo lascerò senza tagli però velocizzato su alcuni punti, mi raccomando fate bene attenzione. Allora, noi dobbiamo avere una LGR H8 proveniente dal nostro centro operativo mobile. Adesso vi faccio vedere che questa LG viene dal mio centro operativo mobile, giusto per farvi capire meglio, quindi la rimetto dentro e poi la tiro fuori. Vedete che mi ha fatto entrare senza nessun problema, quindi significa che l'auto viene dal centro operativo mobile. Quindi a questo punto usciamo dal centro operativo mobile, distruggiamo una portiera. C'è chi lo fa anche senza distruggerla, però io preferisco distruggerla perché almeno perdo meno tempo nel teletrasportarmi, perché a volte non si teletrasporta. Distruggiamo una portiera. Una volta che abbiamo distrutto la portiera, mettiamo l'auto in questa posizione più o meno, cercate di non andare molto avanti altrimenti vi sbatte fuori dal bunker, vi mettete così guardando l'auto e premete X e triangolo insieme, ragazzi vi spawnerà fuori con l'auto. Una volta che sarete spawnati fuori dovrete rientrare nel bunker e andrete a buggarvi. Però andiamo per gradi, ve lo faccio vedere piano piano. Una volta che siamo nel bunker andiamo addosso al com. Io l'altro giorno l'ho fatto nell'angolino, però potete farlo anche così. Andiamo addosso al com e premiamo freccia destra, ragazzi, si buggerà. In caso non si buggasse ripetete il procedimento, risfondate la portiera, uscite, rientrate. Quindi il nostro amico ci manderà un invito a giochiamo insieme da dentro la missione, ovviamente, perché non dimenticate che il vostro amico è dentro la missione, quindi andremo ad unirci. Come il nostro amico ci vede, ci butterà fuori dalla missione, ci troveremo fuori, come vedete siamo fuori, la macchina c'è, sta qui. Non c'è il com, ma comparirà appena il nostro amico spawnerà fuori. Saliremo sulla macchina e a questo punto il nostro amico uscirà dalla missione. Dalla missione in cui era stato fino adesso. Quindi il nostro amico esce dalla missione e come vedete ragazzi è spawnato anche il com. Quindi entrerà nel com. E una volta che sarà nel com ci manderà l'invito. Allora, alcuni mi dicono che qui non gli funziona. Raga, qui ci vuole pazienza, no timing. Nessuno ha mai parlato di timing, non mi sembra che io abbia parlato di timing nell'altro video. Quindi qui ci vuole pazienza. Accettate l'invito dell'amico e premete freccia per entrare nell'attività.
Quindi quando sarete dentro l'attività, l'unica cosa che dovrete fare è premere cerchio e uscire. Come state vedendo, io l'ho mandato un pochino in velocità. Tanti mi dicono che spawna vicino al com. Raga, riprovate. Io qui ho fatto questo video fatto in questa maniera perché anche a me non riesce al primo colpo. Ci sta che riesce al primo colpo, come ci sta che non riesce al primo colpo. Se non riesce al primo colpo, ripetete il cazzo di invito, vi fate invitare dal vostro amico nel com e rifate, accettate l'invito, premete freccia destra e rifate il tutto. Vedete come sto facendo io, ragazzi? Non ci sono tagli nel video, è solamente velocizzato, ragazzi. Come vedete, ancora non mi fa entrare nel com, mi sono fatto rimandare nuovamente un altro invito, accetto l'invito e freccia destra, entro nell'attività, esco dall'attività rapidamente, risalgo in auto e attendo, ragazzi. Attendete qualche secondo. Se non ve lo fa, ripetete semplicemente gli ultimi passaggi, ragazzi. Vedete? Io sto ripetendo semplicemente il passaggio dell'invito. Ho fatto tre tentativi a vuoto, come avete visto. Quindi rientro nell'attività, riesco dall'attività, ragazzi, premete subito cerchio, insomma, e correte nuovamente verso il veicolo. Non vi state a disperare perché vi spawna vicino al com, vicino a... riprovate, dovete riprovare solo l'ultima parte perché siete già buggati. Quindi che cosa vi costa, ragazzi, provare invece di stare lì a dire non funziona, perché siete un po' rincoglioniti tante volte, ragazzi. Se volete mi date l'indirizzo, oppure facciamo un share play, vengo io a farvi il glitch, così magari vediamo se funziona. Vedete, ragazzi, io sono spawnato nel com con l'auto dell'amico e il glitch è fatto, ragazzi. È una cazzata questo glitch, non mi commentate, è difficile. Voi dovete imparare ad ascoltare i video, invece di star lì, guardi il video, però stai a guardare altri cazzi. Quando voi state a guardare i video mia o di qualunque altro youtuber, saccate la cuffia dal PSN, ve mettete lì e guardate solo il video. Dovete guardare solo il video, non dovete fare 200.000 cazzi mentre guardate il video. Dovete guardare il video e basta, se no non lo capite il video. E soprattutto non capite quello che ve si dice. È questo che dovete imparare. Io quando guardo un video di uno straniero, io non me inculo nessuno. Guardo il video e basta, stacco tutto, non mi cago nessuno, cerco di avere l'attenzione solamente sul video. Allora scusate, ragazzi, io come faccio a prendere questi video da stranieri, inglesi, francesi, portoghesi e portarli in italiano? Cioè, fatevele due domande e datevele due risposte. Comunque questa è la data di oggi in cui ho girato il video, ragazzi, non mi sto incazzando con nessuno, però evitate, dovete ascoltare il video. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.